Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti il regno con i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono una regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino, stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitolo 3, 13 marzo 1899. Questa mattina nel diletto Gesù non si faceva vedere, secondo il solito, tutto affabilità e dolcezza, ma severo. La mia mente me la sentivo in un mare di confusione e l'anima mia tanto afflitta ed annichilita, specialmente per i castighi visti nei giorni passati. Vedendolo in quell'aspetto, non ardivo dirgli niente. Ci guardavamo, ma in silenzio. Oh Dio, che pena! Quando in un momento ho visto anche il confessore e Gesù, mandando un raggio di luce intellettuale, ha detto queste parole. Carità. La carità non è altro che uno sbocco dell'essere divino e questo sbocco l'ho diffuso in tutto il creato. Di modo che tutto il creato parla dell'amore che porto all'uomo e tutto il creato insegna il modo come deve amarmi, cominciando dall'essere più grande fino al più piccolo fiorellino del campo. Vedi, dice all'uomo il piccolo fiorellino del campo, col mio soave odore e con lo starmi sempre rivolto al cielo, cerco di mandare un omaggio al creatore.
anche tu, fa che tutte le tue azioni siano odorose, sante, pure. Non fare che col cattivo odore delle tue azioni tu offenda il Creatore. De o uomo, ci ripete il fiorellino, non essere così insensato da tenere l'occhio fisso alla terra, ma alzalo al cielo. Vedi, lassù è il tuo destino, la tua patria, lassù è il mio e tuo creatore che ci aspetta. L'acqua che continuamente scorre sotto i nostri occhi ci dice ancora, vedi, dalle tenebre sono uscita e tanto devo scorrere e correre fin quando che giungerò a seppellirmi nel luogo dove uscii. Anche tu, uomo, corri, ma corri nel seno di Dio da dove uscisti. Deh, ti prego, non correre le vie storte, le vie che menano al precipizio, altrimenti guai a te. Anche le bestie più selvatiche ci ripetono: vedi, o uomo, come devi essere selvatico per tutto ciò che non è Dio. Vedi, quando noi vediamo che qualcuno si avvicina a noi, con i nostri ruggiti mettiamo tanto spavento che nessuno ardisce di avvicinarsi più e disturbare la nostra solitudine. Anche tu, quando il lezzo delle cose terrene, ossia le tue passioni violente, stanno per farti infangare e farti cadere nel precipizio delle colpe, coi ruggiti della tua preghiera e col ritirarti dall'occasione in cui ti trovi, sarai salvo da ogni pericolo. Così di tutti gli altri esseri, che dirli tutti sarebbe troppo lungo. Ad un'anime voce risuonano fra loro e ci ripetono: vedi, o uomo, per amore tuo ci ha creato il nostro Creatore, tutti a tuo servizio stiamo. E tu non essere tanto ingrato. Ama, ti prego, ama, ti ripeto, ama il nostro Creatore. Dopo di ciò il mio amabile Gesù mi disse: questo è il tutto che voglio, amare Dio e il prossimo per amore mio. Vedi quanto ho amato l'uomo ed esso è tanto ingrato. Come vuoi tu che non lo castighi? Nell'atto stesso mi parve di vedere una grandine terribile ed un terremoto che deve fare notabile danno fino a distruggere le piante e gli uomini. Allora, con tutta l'amarezza dell'animo mio, gli ho detto: mio sempre amabile Gesù, perché sei tanto adesso sdegnato? Se l'uomo è ingrato, non è tanta la malizia quanto la debolezza, o se vi conoscessero un poco, o come starebbero umili e palpitanti, perciò placatevi. Almeno vi raccomando, Corato e quelli che a me appartengono. Nell'atto di dire così mi pareva che anche a Corato doveva succedere qualche cosa, ma a confronto di quello che succederà negli altri paesi sarà niente. Bene, ci fermiamo qui, eventualmente poi nel corso della meditazione. Se sarà opportuno, utile, vediamo come la grazia ci aiuta. Faremo qualche riferimento o al capitolo seguente o al capitolo precedente, dove Gesù scende un pochino nel dettaglio a parlare di questo argomento un po' forte dei castighi, no? Qui ci fa riferimento, quindi per comprendere alcune cose basta questo capitolo ed è anche indirettamente illuminante. Ora, il senso di questo capitolo è molto semplice: spiegare come la carità, che viene magnificamente definita sbocco dell'essere divino, è stata diffusa da Dio in tutto il creato e tutto è stato creato perché parlasse all'uomo, certamente a modo proprio in ciascuna creatura, dell'amore divino e perché l'uomo potesse intendere quel linguaggio, coglierlo. E quindi crescere nell'unica cosa che conta, che è l'amore di Dio con tutto se stessi e l'amore del prossimo per amore di lui, per amore di Dio, attenzione. Ora, il regno della divina volontà, come noi sappiamo, per chi ha cominciato un pochino a conoscere, è il regno in cui di questo amore divino, l'anima che, cominciando ad accogliere le verità che conosce su questo mondo, vi si apre e comincia ad inoltrarvisi, la prima cosa che incontra è
L'amore sconfinato di Dio, che non è più un modo di dire, con parlare o un'espressione, come dire, corretta. Ecco, tutti sanno che esiste l'amore di Dio, ecco, ma è qualcosa che viene percepita dall'anima, profondamente. E sappiamo anche che dentro il regno della divinità, della divina volontà, scusate, una delle modalità del tutto peculiari di preghiera che vi si trova è proprio quella dei giri cosiddetti. Qui Gesù, senza nominarli, fa fare di fatto, insegna, ecco, di fatto a Luisa a fare dei giri nel fiat creante, no? Quindi cogliendo il ti amo di Dio e anche l'insegnamento di Dio. Abbiamo visto qui in tre distinte creature, no? Il fiorellino, l'acqua e le bestie selvatiche. Il problema dell'uomo è molto semplice, che non usa l'intelletto che Dio gli ha dato. E questa è colpa, perché come dice il buon San Tommaso d'Aquino, tutto il creato non è altro che un riflesso dell'amore di Dio. L'intelletto dell'uomo dovrebbe essere utilizzato principalmente per andare a trovare questo amore, riconoscerlo, conoscerlo e ricambiarlo in tutte le creature. Questo lo scriveva già Tommaso d'Aquino, San Tommaso d'Aquino nel Medioevo. San Tommaso d'Aquino è morto nel 1274, quindi sono passati oltre 700 anni. Tanto, 750 anni quasi. L'altro problema è che l'uomo invece si attacca malamente alle creature, sia alle creature diverse dagli uomini, sia alle creature umane. E qui ci sarebbe, vediamo adesso dove ci guida lo Spirito Santo, molto da meditare. Ed anche l'amore del prossimo, che è evidentemente importantissimo quando si tratta di amore di carità. Ovviamente non quando si tratta di amore tra virgolette, amore tra virgolette, ma egoistico, strumentalizzante le persone, quindi quando non è che amiamo il prossimo, ma usiamo il prossimo per amare noi stessi, questo non è l'amore ma la caricatura dell'amore. Ma anche quando è amore, diciamo, autentico, l'amore del prossimo non è filantropia illuminista, cioè deificazione dell'uomo, l'uomo è una sorta di totem, di Dio da adorare e quindi va messo al centro di tutto, dell'attenzione, come se fosse fine, fine in se stesso. L'uomo ha una dignità intrinseca e inalienabile che gli deriva dall'essere appunto immagine di Dio, oggetto dell'amore di Dio. Ed è questo il fondamento per cui ogni uomo deve essere amato. Amare il prossimo per amore di Dio, cioè perché il prossimo porta in sé, con sé, l'immagine di Dio e se vorrà ascoltarlo diventerà anche somigliante con Dio, in ogni caso è una sua creatura. Questo è il fondamento della cosiddetta dignità dell'uomo, non altri. E quindi io non mi permetterò mai di fare alcun male a nessun essere umano perché è il vertice del creato e perché è egli stesso oggetto dell'amore di Dio, quindi non posso fargli del male, ma procurerò di fargli del bene, ma ci deve essere sempre questa spinta di fondo. Altrimenti anche l'amore di Dio, anche l'amore del prossimo, scusate, che comunque rimane anche quando fatto per motivazioni non soprannaturali, una cosa buona che quindi il Signore ricompensa in qualche modo anche con benefici temporali, se non può ricompensarlo appunto con benefici eterni per difetto di purezza nell'intenzione, però anche in questo senso così va vissuto l'amore del prossimo. Ora sono bellissime queste immagini che noi possiamo provare anche a moltiplicare, no? Il fiorellino profuma ed è rivolto verso l'alto. Quindi la bellezza del fiorellino, i colori che noi vediamo e anche i suoi profumi, sono il ti amo di Dio verso di noi, ma al tempo stesso sono anche un messaggio d'amore
di Dio verso di noi. Luisa ci ha fatto l'esegesi e fa in modo che le tue virtù, che le tue azioni profumino sempre di virtù e non lezzino mai del fetore del vizio. Noi sappiamo che la Santa Chiesa usa nei sacramenti del battesimo e della cresima, anche nell'ordine sacro, in tutte le consacrazioni, un olio, che è l'olio del crisma, dove il vescovo il giorno del Giovedì Santo infonde in esso, solo in esso, un'essenza profumata, quel profumo che richiama il paradiso. Noi sappiamo, che il profumo della Madonna, che alcuni santi hanno percepito, è generalmente profumo paradisiaco, che assomiglia al profumo di rose. Il profumo di rose si percepisce anche, e ci sono molti testimoni, quando è in qualche modo presente Padre Pio, no? Queste profumazioni non sono altro che un riverbero sensibile della perfezione di virtù che i santi hanno. Ecco perché nella letteratura, ma non solo nella letteratura, anche nella realtà, perché tra le pene dell'inferno c'è appunto un fetore insopportabile, e appunto il profumo indica la virtù, il fetore indica il vizio. E stare poi rivolti sempre in alto, guardare in alto, guardare il cielo. Ecco, noi oggi, per carità, abbiamo per esempio tanti documenti della Chiesa del recente Concilio Vaticano II che affermano l'importanza dell'impegno nella vita terrena anche per rendere migliore il mondo che c'è, no? E si dice che il fatto che i cristiani abbiano come meta il cielo non li può e non li deve distogliere dall'impegno necessario e dalla giusta, ecco, sollecitudine, giusta è da evidenziare per le cose temporali. Ecco, questo va benissimo ovviamente, ecco, però non bisogna, come in tutte le cose, esagerare, cioè, perché il fatto che noi siamo rivolti in cielo non ci distoglie dalla terra, ecco, ma deve essere sempre la meta e la bussola di tutte le nostre azioni. I cristiani vivono sulla terra di passaggio, in esilio, in attesa. Quindi anche l'impegno nella santificazione delle cose temporali, che è tipico per esempio dei laici, non è fatto perché pensiamo di rimanere qui in eterno, d'accordo? O per chissà quale altra strana motivazione, ma è fatto perché il Signore vuole che noi diamo il contributo fattivo, operativo, per quanto possiamo, con i doni, con la scienza e con il ruolo che Gesù ci ha insegnato, ad una maggiore diffusione della santità e del bene, certamente, no? In tutte le sue forme, ma non anche qui, in maniera fine a se stessa. Noi lavoriamo anche in questo mondo perché adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria, quindi perché venga il regno di Dio sulla terra, e ogni contributo fatto compiendo qualunque tipo di opera buona o utile al bene del prossimo, certamente accelera, facilita, agevola l'avvento del regno sulla terra. Solo che oggi, mentre un tempo forse bisognava sollecitare ad essere un pochino, ecco, non troppo trasandati e dimentichi delle cose della terra, ecco, pensando disordinatamente, se vogliamo, al cielo, adesso c'è un po' il problema contrario, nel senso che le anime devono essere reinserite nella loro giusta collocazione, cioè non pensare che la terra sia eterna, e crescere nell'amore di Dio, che si trova al di sopra e al di là, cioè il fatto che la meta sia il cielo, e quando uno veramente crede questa cosa, ed è questa la base del proprio agire, ma rende molto più sopportabili le contrarietà della vita,
molto più significative tutte quante le azioni che si compiono, e è molto più bella la vita che si vive. E ci facilita con il distacco dalle creature, tutte le creature, che sono, anche in esse bisogna sempre vederci, la mano di Dio provvidente, che ce le dona, che ce le mette al fianco, che attraverso di esse ci parla diversamente dei riflessi del suo amore. Non pensate all'amore di una mamma, all'amore di un papà, l'amore di un fratello, l'amore di una sorella, l'amore di un amico, l'amore di un figlio, l'amore di uno sposo, l'amore di una sposa, no? Sono tutte quante forme distinte di amore, che anch'esse, quando sono autentiche, sono un riflesso dell'amore di Dio. Ora, pensiamo anche a chi vive nel sacramento del matrimonio, no? Tua moglie e tuo marito non sono creature umane da accucchiare la vita fino al midollo, insomma, andando anche a cercare a chiedergli ciò che non ti possono dare, no? Nel senso che chi ti sta a fianco è un essere umano limitato come te, non è un essere divino, quindi non ha la capacità di amarti sempre, dovunque, comunque, comprenderti in tutto, starti sempre vicino senza nessun tipo di problema. Non ce la fa, non è, cioè, può desiderarlo, deve desiderarlo, ma non ce la farà, perché non è Dio, è un uomo, è una donna, è un essere umano. Allora, collocarsi dentro queste giuste dimensioni aiuta anche a vivere bene quello che viviamo. Non è che io, da mio marito, da mia moglie, cerco la vita. Quindi pretendo, ecco, che mi dia tutto, che mi ami in tutto, che mi capisca in tutto, insomma, cosa che non farà, e quindi frustrato questo desiderio mi arrabbio, litigo, i matrimoni si lacerano e a lungo andare si rompono. Queste sono motivazioni, tra l'altro, non tra le più gravi delle crisi matrimoniali, no? Però c'è questa dimensione. Se io sono attaccato a Dio, se vivo la carità, quindi se anzitutto il mio cuore è polarizzato in Dio e in cielo, allora io accoglierò tutto quanto l'amore del mio sposo così come me lo sa dare, non come lo pretendo io, riconoscendolo, apprezzandolo, valorizzandolo, perché anche accogliere un gesto di amore è amare. Non è cosa bella quando dinanzi a un gesto di amore uno reagisce o con l'indifferenza o peggio, con un disprezzo o con un messaggio contrario, no? Mi prenderò l'amore che mi dà, così come me lo dà senza andare a cercare chissà che cosa. In quell'amore che mi dà vedo un riflesso dell'amore di Dio, perché è Dio che è padre, che è madre, che è sposo, che è sposa, che addirittura in Gesù si è fatto anche figlio, no? Coloro che fanno la volontà di Dio sono per me fratello, sorella e madre, dice Gesù. Una mamma, un papà che amano un figlio, lo amano, ma sapendo che quel figlio è anzitutto un figlio di Dio, quindi è chiaro che questo determina tutto quanto un cambiamento interiore. Non è che uno non ha un amore viscerale per il figlio, no, ma lo ha con quest'ordine. Il figlio è anzitutto di Dio, non è mio. Quindi, se Dio non voglia, come a volte succede in alcune prove molto forti, Dio dovesse chiedermi di ridonargli il figlio nel sacrificio, io glielo do. E glielo do volentieri perché non è mio, è suo. Se, come dire, mio figlio avesse da Dio una missione diversa da quella che a me piacerebbe che lui facesse, o che io mi sono rappresentato di lui, vuole che diventi un ministro, e io invece mi aspettavo che diventasse un gran professionista e un gran padre di famiglia, oppure vuole che diventi un ottimo padre di famiglia e un gran lavoratore, e io invece avevo chiesto al Signore: prenditi un mio figlio, fammelo diventare sacerdote. D'accordo? Amare il figlio per amore di Dio, perché anche il figlio è un prossimo, significa anche scrutare, discernere le mani dell'agire di Dio in quel figlio ed eventualmente aiutarlo a comprendere non quello che voglio io, ma quello che Dio vuole da lui, e a farlo anche se non dovesse essere il coronamento dei miei sogni di genitore o dei miei progetti. Quindi tutto questo sta soltanto nel fiorellino, quindi purtroppo
puntare l'occhio sempre al cielo, quindi neanche sulle cose più belle che vanno vissute, che di cui il Signore ovviamente va ringraziato della terra, ma non bisogna mai guardarle come se fossero fini in se stessi, e quindi staccate da Dio, che ne è sempre in qualche modo l'interlocutore sottinteso, ecco, e colui in relazione al quale vanno sempre collocate. Ricordiamo sempre che la divina volontà, un'espressione tipica degli scritti, ordina tutte le cose, in modo tale che non c'è nessun disordine nell'anima di chi la vive, ma tutto è appunto rettamente ordinato. C'è la bellissima immagine dell'acqua che esce e corre, scorre, ma alla fine ritorna da dove è uscita e si va a seppellire. Ecco, certamente noi abbiamo la nostra giornata terrena in cui si corre, certamente in cui Dio vuole che noi non stiamo a braccia conserte, ricordiamo le parabole dei talenti e delle mine, Dio vuole che noi operiamo, ci ha dato un'anima perché possiamo riconsegnargliela ricca, ricchissima di meriti, di buone opere, quindi che abbiamo fatto molto del bene in questa terra, che abbiamo compiuto con il massimo impegno possibile, una missione che ci è stata data da compiere, sia essa la più piccola e insignificante, sia essa la più alta e la più gratificante. Questo non ha nessuna importanza agli occhi di Dio. L'importante è che ci muoviamo nel seno di Dio e non che andiamo a percorrere vie storte o vie tortuose, perché altrimenti, ecco, il nostro operare non è certamente a gloria di Dio, ma è a gloria di Satana. E appunto guai a noi se noi usciamo dal seno di Dio, se noi usciamo dalla sua volontà, se noi usciamo dai suoi progetti, andiamo da noi stessi a rendere la vita un anticipo dell'inferno. Siamo noi a farlo, non è Dio. È bellissima anche l'immagine delle bestie selvatiche. No. Le bestie selvatiche sono appunto poco avvicinabili e quando vedono qualcuno che si avvicina cominciano a ruggire. Bellissima questa immagine, no? Quando il lezzo delle cose terrene, ossia le tue passioni violente, stanno per farti infangare e farti cadere nel precipizio delle colpe, coi ruggiti della tua preghiera. Noi sappiamo che San Pietro descrive il demonio nella sua prima lettera come un leone ruggente che va in giro cercando chi divorare. Bene, chi divora questo leone ruggente? Chi non ruggisce più forte di lui. E non ruggisce più forte di lui chi non prega tanto. Ecco. Io penso che personalmente che l'uomo di oggi preghi poco ordinariamente. E preghi anche male. Un figlio di Dio degno di questo nome sappia che se uno dedica almeno un'ora al giorno, ma proprio almeno un'ora al giorno alla preghiera, ma è proprio lo stesso indispensabile, non ce la farà a resistere ai ruggiti del demonio. E chi riesce certamente ad andare anche a messa quotidianamente, quell'ora raddoppia. Se noi non emettiamo questi ruggiti di preghiera, ecco, se non fuggiamo le occasioni anche di peccato, quindi siamo capaci di allontanarci, di ritirarci, no? Sappiamo che gli animali, generalmente, quando l'uomo si avvicina, si allontanano, scappano. E la sapienza della Chiesa da secoli ci ha raccomandato di fuggire le occasioni di peccato. È sempre bene fare qualche esempio, no? Se io so che non so controllare la qualità e la quantità di quello, per esempio, che vedo in televisione o di quello che ascolto nella musica, io devo tenerli spenti. Se non so regolare, ripeto, la qualità,
quindi che non veda o non ascolti nulla che fa danni alla mia anima. Sto parlando della televisione e della musica, sono due realtà molto diffuse, e però anche la quantità, perché anche se vedo o ascolto qualcosa di buono, se ne faccio overdose, quella cosa non farà comunque bene alla mia anima, quantomeno perché mi farà perdere un sacco di tempo, per dire, no? Se diventa occasione di peccato, devo fuggire. Devo fuggire. Così come quella conversazione, quell'amicizia, ecco, bisogna fare sempre molta attenzione ai rapporti che si hanno con persone di sesso diverso. Questo vale anche, non solo vale anche, vale soprattutto per chi è sposato. Perché chi è sposato, il nemico della nostra salvezza lo tenta con discreta veemenza, se si tratta di soggetto tentabile, a commettere il gravissimo peccato dell'adulterio. Noi oggi siamo molto spregiudicati e disinvolti, ecco, nell'andare tranquillamente a metterci in mezzo alle sabbie mobili, pensando poi di uscirne fuori con le nostre forze. Ma questo dipende dalla superbia e dalla caparbia dell'uomo contemporaneo che si pensa di essere padre eterno. I nostri padri nella fede, e non solo i padri della Chiesa, insomma, anche i nostri nonni reali, quindi non dobbiamo andare molto lontano, non erano così spregiudicati. Sapevano che l'uomo è debole, che la carne è debole, come Gesù ricorda nel Getsemani, e non si mettevano nell'occasione prossima di peccato, perché chi ama il rischio in esso perirà, si legge nelle sacre pagine. E dobbiamo avere l'umiltà nella coscienza di essere deboli, di non andare a esporci e a metterci nei guai. Questo è l'insegnamento degli animali selvatici. Ama, ti prego, ama, ti ripeto, ama il nostro creatore. Questa è la sacra e divina cantilena che ci ripete il creato intero, che sta al nostro servizio e che sta in atto di parlarci del divino amore e in atto di ammaestrarci, come abbiamo visto, su quella che si chiama la divina sapienza, perché l'arte di saper decifrare, ecco, i messaggi che Dio semina attraverso tutte le creature è proprio una caratteristica, dice sempre San Tommaso, della divina sapienza. Il problema, sempre lo stesso problema, è che purtroppo quali uomini sono capaci di, e donne, sono capaci di interloquire in questo modo con nostro Signore. Stragrande maggioranza delle persone gli passa addosso tutto questo proprio nella più totale incoscienza e indifferenza. E l'uomo vaga di male in male, tra l'altro colpevole di estrema ingratitudine. Perché quando andremo di là, dice, ma io che ne sapevo? Risponde il nostro Signore, mi è stato dato un intelletto, non per stancarlo nell'escogitare nuove forme, diciamo così, di divertimento, di piacere, ecco, ma per imparare a riconoscermi lì dove potevi trovarmi, e questo non l'hai fatto. Quindi anche questa supplica di intercessione di Luisa, mossa certamente dalla misericordia, che per questo è lodevole, se l'uomo è in grado non è tanto la malizia quanto la debolezza, è in parte vero, ma la debolezza non può e non deve essere invocata come circostanza del tutto esimente da colpa. Ripeto, l'intelletto lo abbiamo e il Signore ce l'ha donato per metterlo a frutto per Lui. Ecco, imparando a fare questo esercizio di vedere il ti amo di Dio nel creato e a decifrare i suoi messaggi attraverso le creature, vedete, si impara spontaneamente, quindi senza troppa fatica e senza troppo sforzo, a fare quella cosa graditissima al Signore che sono i giri nella divina volontà e che servono appunto a raccogliere questo carico di amore, a ricambiare questo amore e soprattutto a riparare con il nostro amore
nella divina volontà, quindi per tutti, l'ingratitudine degli esseri umani che dinanzi a tanta abbondanza e varietà di amore di Dio manifestato attraverso il creato risponde ordinariamente attraverso l'indifferenza o peggio, l'ingratitudine. Divina Maria, tu che hai vissuto la perfezione della carità, che sola hai amato Dio come merita, che sola hai amato perfettamente il prossimo e ci ami perfettamente tutti, per amore di Dio obbediente al mandato che hai ricevuto di essere madre non solo di Gesù, ma di ogni anima umana, tanto cara al suo cuore che costerà tutto il suo sangue e tutte le tue lacrime, aiutaci ed insegnaci a vivere come Dio vuole. Questa cara regina di tutte quante le virtù, la più grande, la più importante, quella che ci fa vivere vita celeste qui dalla terra, perché solo la carità ci porteremo in cielo e caratterizza la vita degli abitanti del cielo. Tu che sei la sede della sapienza, insegnaci, ecco, a vedere l'amore di Dio dovunque, perché ne siamo circondati, a ricambiarlo e a riconoscere, ecco, i segni e le sue emblematiche parole nelle creature, perché possiamo accoglierle e nobilitarci e migliorarci sempre di più e sempre meglio attraverso questa predica continua, ecco, anche se silenziosa, quindi da decodificare, che il creato opera nei nostri confronti, ecco, come veicolo dell'eterna e ineffabile parola di Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.